Alexander Pope, famoso poeta inglese, una volta disse: "Beato chi non si aspetta nulla perché non resterà mai deluso". E io credo che questa frase dovrebbe rimanere ben impressa nella mente di chi si occupa di network marketing. Lo dico perché vedo che quasi tutti i networker pongono delle gigantesche speranze su alcuni loro collaboratori. Pensano robe del tipo: "Oh, io adesso ho iscritto Tizio, che conosce un sacco di gente e sono certo che farà un sacco, che crescerà nel bio marketing". Oppure, dal lato opposto, no? "Oh, se il mio iscritto Caio, che è pieno di conoscenze, bravo negli affari, ha abbandonato il progetto, allora cosa dovrei fare io? Perché dovrei continuare io a fare network?". Ma lascia che ti dica come stanno le cose. Tu puoi essere circondato da un ambiente fantastico, da persone meravigliose, sia in upline che in downline. Ma l'andamento della tua attività dipenderà sempre e solo da te. Quindi non potrai mai eliminare del tutto il turnover. Anche quando studierai ed applicherai i concetti che insegno nel corso completo The Network Formula. Questo perché comunque tutto cambia, nulla dura per sempre. Anche il tuo braccio destro domani potrebbe, tra virgolette, tradirti e andare in un'azienda concorrente. Ecco perché se tu vuoi crescere in maniera stabile e duratura nel network marketing, ecco che è molto importante assumere un certo distacco emotivo e non prendere le cose, diciamo, troppo sul personale. So che non è facile perché questo fantastico settore è basato sulle relazioni e quindi ci sono le emozioni in mezzo. Ma bisogna sforzarsi perché quando tu sposterai il tuo focus da quello che fanno o potrebbero fare gli altri, a quello che fai e potresti fare tu, allora ti accorgerai di quelli che sono i tuoi difetti e le tue lacune, e solo allora potrai porvi rimedio.